Oh, ciao ragazzi, sono Stan e vi aggiorno sul progetto della corsa pazza, quello che sto preparando. Essendo io un musicista da tanti anni e anche un autore, sto cercando di ampliare il mio portfolio per ciò che riguarda i videoclip musicali, per cui sono in fissa con questa nuova cosa dell'animazione 3D, personaggi, scenari, eccetera, perché credo che sia veramente una figata poter pensare di integrare quelle che sono le riprese video di un videoclip musicale con magari degli scenari apocalittici oppure con degli oggetti di scena o addirittura mettere un personaggio all'interno di un mondo 3D. Questo personaggio potrebbe essere il cantante della band, il chitarrista, oppure riuscire a mettere un componente della band su un grattacielo alto 200 metri. Ok, quindi sono giunto a Blender. Blender perché? Perché intanto è gratis e poi mi piace proprio, insomma, è un bel programma. Cosa ho fatto fino adesso? Sono riuscito a animare un attore virtuale, sostituire il viso dell'attore col mio faccione e preparare una vettura per l'animazione. Creare una location virtuale, una strada di una città in cui ho messo questa macchina che ho riggato, ho cominciato a capire come animarla, poi ho messo altre macchine, ci sfiorano. Aggiungere il sound design, su questo ero già abbastanza bravino. All'inizio, quella prima parte che vi ho fatto vedere di cui non ero contento, avevo messo soltanto il rumore della macchina e una musica di sottofondo. Adesso invece ho inserito anche i rumori delle altre macchine, frenate, cose del genere. E poi cosa ho imparato? Innanzitutto non ho un computer troppo performante, perché ho un iMac del 2017, quindi per fare rendering 3D ci vogliono dei mesi. Però sono riuscito a capire come fare per vedere bene quello che sto facendo senza far sprecare troppe risorse al computer, senza dover aspettare come le prime ore in cui ci lavoravo, aspettavo un fracasso di tempo, tipo 3 minuti per vedere un frame dell'animazione come sarebbe venuta. E infine impostare il programma per fare un rendering accettabile. Quello che vi faccio vedere oggi, ad esempio, è un rendering fatto a una risoluzione bassissima, veramente il minimo. Nel primo stralcio di video che vi ho fatto vedere, praticamente mi ero riproposto di diminuire le luci, aggiungere un effetto movimento, aggiungere persone sul marciapiede, aggiungere oggetti sul marciapiede, aumentare effetto movimento camera, aggiungere la nebbia, illuminare i fari delle auto, allontanare sfocatura, nel senso, cioè, allargare il campo visivo in maniera che, cioè, mi piaceva lo sfocato lontano, però era un po' troppo, dare più movimento alla carrozzeria della macchina e fare un sound design più completo, che vi ho detto che l'ho già fatto. E infine l'ultima cosa che devo fare e che mi ero riproposto, la prima parte delle cose che ho imparato, cioè a rigare un attore e metterci il mio faccione, lo vorrei mettere alla guida dell'auto, insomma, in maniera che concludo questa cosa. Dopodiché, visto che io ho un progetto musicale, proverò a fare il videoclip di una canzone di 3 minuti facendo quasi tutto nel mondo 3D di Blender. Se questo piacerà, magari qualche band verrà in mente di dire: oh, facciamone un insieme, che ho un'idea anch'io. Insomma, io mi rapporto sempre con i musicisti per cercare di mettere le mie idee insieme alle loro e accontentarli, anche perché da musicista so bene come funzionano queste cose. Detto questo, vi faccio vedere quello che ho fatto, il risultato finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!